Molto interessante, stimolante, bello. I contenuti tecnologici di questa puntata sono stati interessantissimi. Io stesso sono stato con gli occhi attaccati al video ad ascoltare queste novità meravigliose, queste realtà che qui a Reggio Calabria da un punto di vista scientifico sono un'eccellenza e anche uno spunto per quella che è la materia legata alla qualità dell'aria. Oggi non si può parlare di un progetto innovativo se non si coniugano tutti gli aspetti. L'industria 4.0 ci abitua a pensare a una fabbricazione evoluta che ha la necessità di addetti esperti, sicuramente in azienda, ma anche di professionisti capaci di gestire questi processi. Bisogna puntare sulla qualità del costruito, sia esistente che del nuovo. Sempre nell'ottica, appunto dicevo, della sicurezza, naturalmente anche del risparmio energetico, ma in una visione integrata, senza affrontare separatamente i vari aspetti, perché poi non si riesce a cogliere il risultato finale. Per i prossimi impegni lavorativi potrebbe essere utile anche rivolgersi poi a queste nuove imprese, insomma, che stanno lavorando su questi prodotti innovativi. Bisogna spendere sempre più tempo nel guardarsi intorno, comprendere il mondo che cambia e sicuramente essere molto curiosi. Oggi siamo davanti a cambiamenti epocali e questa svolta dal digitale al cognitivo, come tutti i cambiamenti, secondo me è una grande opportunità progettuale e una grande opportunità di riposizionarsi anche sul mercato della progettazione. Chi la saprà cogliere, come dire, avrà un vantaggio nel proprio lavoro. Anche meglio di come me l'aspettavo, perché sapendo che si ha a che fare con chi fa ricerca ma anche con chi applica, quindi con imprese, aziende, noi professionisti, chiaramente raccoglie un insieme che va dalla ricerca all'applicazione quotidiana della ricerca. Beh, è decisamente importante, la formazione è un aspetto fondamentale nella progettazione, decisamente, insomma. I sistemi costruttivi cambiano, si evolvono anno dopo anno, quindi anche informare il tecnico di tutto ciò che è il processo migliorativo di un sistema del genere sicuramente contribuisce poi in fase progettuale ed in fase cantieristica ad una progettazione decisamente più risoluta. Molto interessante, soprattutto perché parla molto di innovazione e di materiali che ancora non conosciamo. L'innovazione oggi è tanto, lo vediamo nel quotidiano, lo vediamo in tutte le parti, non soltanto nell'edilizia ma anche in tutto quello che ci avvolge. Il comfort significa qualità di vita, oggi non si può più prescindere dall'avere una qualità di vita eccellente. Molto spesso le maggiori difficoltà non sono di natura tecnica, bisogna a volte anche combattere contro le abitudini, contro i pregiudizi sociali, contro la cultura che magari si è radicata su un territorio. Bisogna sempre innovarsi, innovazione comunque sviluppo. Sono ovviamente degli spunti che vanno poi approfonditi e cercando appunto di applicarli nel nostro quotidiano, però sono, diciamo, appuntamenti importanti per la nostra professione.